Cerimonia di premiazione del 22esimo Premio Nazionale Borsellino questa mattina nella sala consiliare del Comune di Pescara, dove alla presenza di tanti studenti delle scuole provinciali sono stati consegnati i riconoscimenti a personalità che si sono distinte nel contrasto e nella lotta alle mafie. Presente a Pescara anche il vicecapo della Polizia di Stato, Luigi Savina. La grossa presenza degli studenti, il lavoro che è stato fatto nelle scuole, che è stato fatto da chi organizza il premio Borsellino, che viene fatto nel quotidiano in tutta Italia da magistrati, da poliziotti, da appartenenti alle forze dell'ordine, e la riprova che innanzitutto è una battaglia culturale, la cultura innanzitutto, cultura che deve essere, che deve avere anche il valore di legalità, legalità come responsabilità, assunzione di responsabilità da parte dei giovani. Le forze dell'ordine continuano a lavorare sempre, sia dove, nei territori dove le mafie sono più conosciute, sia nei territori dove non ci sono mafie, perché bisogna stare attenti sempre per prevenire.